Sono intervenuto diverse volte sui temi dello sviluppo urbano e della tutela dei beni naturalistici e ambientali della nostra città. Ho spiegato le linee lungo le quali intendo operare per restituire a Vittoria bellezza, forza, dignità. E trovo però a scontrarmi con delle resistenze conservatrici che in qualche modo si collegano all'opposizione che si fa purtroppo a Vittoria, che è un'opposizione pregiudiziale, preconcetta, becera, che non aiuta gli amministratori anche a correggersi quando necessario, o comunque ad assumere provvedimenti amministrativi più ampi e condivisi. Non aiuta. Non c'è una cosa che piaccia loro, non c'è un punto, una iniziativa che sia compatibile. Insomma, non sa calarlo. Questa cosa di Aiello al municipio li ha sconvolti, anche se ha portato fortuna sul piano politico anche alla destra, nella nostra città, però hanno idee di rivincita ambiziose. Io vorrei ricordare che questi hanno lasciato la città nel degrado più assoluto, con scelte non solo discutibili, ma per molti versi anche di irresponsabilità, di vere e proprie irresponsabilità, che riguardano tanti aspetti della vita amministrativa che nella mia relazione annuale ho indicato, tra l'altro annuncio che sto stampando un foglio in migliaia di copie perché possiate tutti leggere. In tutte le case, visto che i giornali o la comunicazione mediatica sono insufficienti, stampiamo questo foglio con i punti d'attacco che io ho determinato e che intendo portare avanti. Non parlerò di tutto in questa intervista perché ne ho fatte altre. Questa la voglio dedicare alla tutela del verde pubblico, la questione degli alberi. Accettare l'idea che gente che per anni anni di fronte all'incuria, all'abbandono, allo sconvolgimento di strutture fondamentali di natura ambientale di cui la città dispone, la villa comunale, le Maia, il parco di Serra San Bartolo, il verde urbano, non si siano curati di nulla e gli altri non abbiano aperto bocca. Situazione di degrado generale, non solo delle singole alberature, dei singoli alberi, ma anche dei contesti, via Guido del Ruggero con via Firenze, piazza Gramsci, piazza Calvario, piazza del Popolo, per cui di fronte a un'emergenza e un abbandono di anni, tu che cosa fai? Ti attrezzi, ma guardi alla città e cerchi di evitare, se ci sono pericoli, problematiche, cominci a curare anche le alberature che tu puoi curare, che siano compatibili, perché ogni cosa ha la sua età, ogni cosa ha il suo tempo, cose eterne non esistono. Lo stesso Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura segnalano la necessità di cambiare le alberature italiane, rinnovare le alberature nelle piazze italiane. Il concetto di piazza è un po' più articolato, più complesso. Le piazze dove insistono beni architettonici importanti, bisogna fare in modo da valorizzare quei beni, gli spazi. Il contesto anche ambientale dove quelle piazze si trovano, le piazze comunque punti di riferimento, tante, non si tratta di una rigenerazione di persone, si tratta anche di una rigenerazione di luoghi. In ogni caso, con un comune strutturalmente deficitario, perché se mangiarono magari i cancri dei porti, senza arrossire. Del resto, cari concittadini, quando si veniva al municipio, alle 12, per andarsene alle 12 e tre quarti, per fare visita e per fare così scena, ma che volete che potesse andare? Acqua, problemi di pulizia, problemi di cura del verde, di cura del tante cose. Anzi, siccome in questa strada alzavano l'ingegno, cominciavano
a fare gli esperti acquisendo al patrimonio comunale pezzi di strada che non avrebbero avuto la forza di poter mantenere. La statale 115, 5 km di strada, la Vittorio Scoglitti, 120 km di strade provinciali recepite, portate in consiglio comunale, votate come declassate strade comunali, senza poi spendere un euro, un centesimo, e quei pochi soldi che hanno speso sono stati così, guardate, non si sa bene dove e come siano stati impiegati, non si sa bene come siano stati impiegati. Non parliamo della discarica di Pozzo Bollente, che è uno scandalo internazionale su cui c'è l'attenzione giustamente della magistratura, ma lì hanno preso 5 milioni di euro, praticamente, milioni di euro, e li hanno spostati. Beh, soldi vincolati per la bonifica della discarica, li hanno utilizzati nel 2010 per farsi le campagne elettorali. Per spendere soldi di questo, che non erano i soldi anche degli altri comuni, stiamo attenti, i soldi che gli altri comuni avevano versato. Quindi cose orribili, cose che sono poi confluite nel processo di scioglimento, che loro dicono che sono stato io. Veramente, non è la prima volta che lo dico questo, sono veramente potente, potentissimo, riesco a vincere sulla oggettività delle cose, sulla verità documentale, sui magistrati, su chi indaga, tutte cose ad io. E non è vergognoso che trattiate la gente come se fosse la gente incapace di comprendere che state mentendo spudoratamente dopo anni di festa, che avete festini, che avete portato dentro l'ente e che ora la pacchia è finita, praticamente siete in crisi di astinenza. Questa crisi di astinenza che le porta a criticare tutto mentre la città cammina, mentre noi lavoriamo e facciamo quello che è possibile fare dopo gli anni della distruzione che loro hanno portato dentro l'ente. Ritorniamo al verde, la villa comunale. Che c'è verde più importante e bello della villa comunale? Tutto distrutto abbiamo trovato, chiusa l'abbiamo trovata la villa comunale. Con una ditta che cercava di fare quello che poteva, che ancora è all'interno della villa, sta lavorando al boschetto, ma con il patrimonio arboreo in condizioni drammatiche, abbandono di anni, abbandono di anni. Abbiamo restituito con sforzi personali, diretti, chiamando in aiuto persone, redditi di cittadinanza, supporti vari. Siamo riusciti a riconsegnare alla città la villa comunale che loro avevano distrutto, vanto e bene della città di Vittoria, bellissima, nella speranza che, diciamo così, sia rispettata, perché dentro questo meccanismo di rinascita, di appello che io faccio ai cittadini, poi ci sono, diciamo così, le venature, quelle avvelenate, i filoni avvelenati. E all'improvviso ti gettano a terra il monumento di Gallo, i caduti, una tonnellata, quindi ci vanno preparate, ci vanno attrezzate. A fare che cosa? Qual è il segnale che questi delinquenti hanno voluto dare alla città? O è quello di Piazza Calvario, piazza invivibile, con il falso Pepe che ha sollevato il marciapiede ed è entrato nella galleria che c'è dietro la quinta di Piazza Calvario. C'è la galleria del Garé, storica, quella che portava l'acqua alla città e al Garé nei primi secoli della fondazione. Dopodiché l'abbiamo ripresa in tempo, perché il meccanismo franoso è stato avanzato, c'è un distacco della quinta della Piazza Calvario, un distacco, se vi avvicinate alla balaustra frontale lo noterete in basso che c'è un distacco, c'è un cedimento. Ora, di fronte a queste cose, ma che potevo fare quello che hanno fatto loro? L'incuranza, l'assenza, la spocchia, il disprezzo per il verde pubblico che hanno dimostrato. Abbiamo recuperato la villa comunale e loro la disprezzavano. Serra San Bartolo,
era diventato un covo di fatti illeciti e criminali, lasciati lì. Io ci sono andato con i carabinieri. Dopodiché, finendo la pacchia degli amici collegati, tutta amicizia, fraternità per il campo sportivo, per il museo, la storia lunga e vittoriosa non la dovete dimenticare. Attenti! Serra San Bartolo ci sono dovuto andare con i carabinieri. Il parco finito, i muri a secco, le transenne, le alberature, gli alberi di carrubbo, che se ci avesse dato una giostata mai in tanti anni. Dopodiché, sulla base di un principio che la città appartiene a tutti, ho fatto un avviso e rispondo a un movimento di agricoltori, l'MDA, dei diritti degli agricoltori. Una scelta felice. Il parco sta rinascendo sotto i nostri occhi e ancora quanto lavoro si deve fare. Sono stati rimondati tutti i carrubbi, rimondati i carrubbi e gli altri ne impianteremo 100 nuovi alberi, 50 di carrubbi e 50 di ulivi all'interno del parco Serra San Bartolo. Recupereremo attraverso un progetto speciale i locali che ancora sono aperti, con le porte spalancate, abbandonate, erano restaurate. Il museo della civiltà contadina, del carrubo e della civiltà contadina, che non esiste più, lo hanno depredato, se lo sono portate via. Nel 2022 e 23 e 22 sono caduto un pino dentro il Filippo Treina. Quest'anno ora ne è caduto un altro, l'altro ieri, un pino dentro la scuola. Sono caduti da 30 a 40 pini, alberi, soprattutto pini, nella tempesta che c'è stata venerdì scorso. Da 30 a 40 pini, e lo sappiamo noi, i miei collaboratori, i tecnici, la protezione civile, i vigili del fuoco, quello che hanno dovuto vedere con queste alberature che non hanno apparato radicale chiodo centrale, che molto spesso hanno una zolla di terra posata sulla roccia e quindi appena il vento ciclonico di un clima che sta cambiando, diventa tropicale, questa è stata area mediterranea per millenni, ora il clima sta cambiando, quindi queste carrubbe si abbaffano, patapaffete, e sono tonnellate che si abbattono. San Biagio, abbiamo bonificato Politi, io ne guardavo due, ce n'erano due, li guardavo, li ho guardate per 7 mesi. Li facevo vedere, ma che mi pare, ma sai, sono caduti tutti e due, due pini a Piazza San Biagio e in altri luoghi, in altri punti della città. Ora, cittadini, queste cavalcano con l'aiuto rinforzate da una comunicazione in generale, che è tutta, su, cosa c'è, che c'è dubbio, non è un problema. Ma non si fanno scrupolo di dire baggianate, di attaccare la città sotto ogni profilo, sotto ogni profilo, per dire male di Aiello attaccano Vittoria, attaccano Vittoria per dire male di Aiello. E non ci piace niente. Dopodiché queste pine possono cadere sulla testa dei bambini in una scuola, l'ammattagliare. E come fa un sindaco che abbia la percezione che lì c'è il problema, che c'è il pericolo, che i pini sono un'alberatura particolare datata nel tempo e nella storia climatica del territorio e che quindi hanno bisogno? Oppure Piazza del Popolo, avete sulla coscienza 100 incidenti, persone che sono cadute lì e alcune sono morte e stavate zitte come pesci muti a non parlare, a non dire niente. E ora che stiamo bonificando, pulendo, lavorando, parliamo di piano del verde, di una nuova pianificazione urbana, di una nuova città. Guardate qui, gli ulivi. C'era quello dedicato al questore Paolucci e c'era questa, ciao, ciao, c'era questa, Palatucci, questo a Giovanni Palatucci, è stata messa dai commissari, ottima scelta, si è arricchita, vabbè, con l'essenza nostra, con l'ulivo, è una bellezza la piazza Vittorio Colonna sotto il municipio. Dopodiché anche questi passaggi di eliminare i pericoli, di insediare le essenze arboree mediterranee nostre, diventa un problema di speculazione da parte di questa gente che ha la responsabilità di aver portato la città con le spalle al muro.
con la pubblica illuminazione quello che non hanno combinato. E abbiamo rimesso la città in condizione di guardare al futuro, di risparmiare soldi. Ciao. Di risparmiare soldi, di risparmiare. Quindi faccio appello a voi cittadini, perché possiate non solo riflettere sulle cose che sto dicendo, valutare anche le condizioni di un'opposizione becera, assurda. Ce l'hanno un nuovo pelo, ce l'hanno qua. E io lavoro per la città, cosa che loro non hanno fatto. Perché sono, se talena non specie, quando siamo belli, quando siamo belli. E basta. Entrano al municipio per fare i sfilati. E basta. Questo è il dato che si sta. E ho ereditato un territorio difficile e devastato. E senza soldi sono, per quanto riguarda i fossi. Ma come? Non siete intervenuti in 15 anni? Non mi ha frasso la sesta, la circonvallazione in condizioni incredibili, o la vettura scoglita? Cose che non si possono neanche narrare. Allora io faccio questa intervista per parlare con voi cittadini direttamente, spiegarvi le cose. Questo è il mio punto di vista, non pretendo che sia la verità assoluta, ma è il mio punto di vista. E ora vi saluto. Voglio bene tutti, cari cittadini, viva la città di Vittoria, andiamo avanti, ce la faremo, con tutti gli altri problemi principali, dall'economia al mercato, ai prezzi, a quello che deve essere Vittoria nei prossimi decenni. Per questo dobbiamo... Mi conforta, diciamo così, quello che vedo nelle scuole, questa forza che c'è nel percorso formativo delle nuove generazioni. Sono entusiasta delle scuole vittoriese, sono entusiasta della forza che hanno questi ragazzini e questa capacità di legarli ai beni collettivi della città. Un abbraccio per tutti.